a tutti! Allora, come potete vedere, sono qui con altre blind bag, me le avete richieste in tantissimi e ho visto che i vecchi video delle blind bag vi sono molto piaciuti, quindi oggi apriamo appunto queste tre. Perdonatemi se oggi sono un po' meno attiva, un po' meno allegra del solito, ma ho fatto una risonanza magnetica tipo 4 ore fa e sto ancora cercando di smaltire gli effetti collaterali. Direi comunque sia che iniziamo immediatamente. Questa è la prima blind bag che andiamo ad aprire oggi, My Little Pony. Queste ve le ho già fatte vedere in un altro video, è la stessa identica collezione. Ne ho presa un'altra, voi mi avete chiesto di farvi appunto l'apertura quando ne prendevo altre. Ho notato soltanto comunque sia oggi che qui c'è questo piccolo buchino in cui teoricamente si può un po' vedere il colore del pony. Io ho provato a vedere che cosa c'era dentro, penso di aver preso Rarity, ma non ne sono sicura. Ci avevo visto giusto, è Rarity. Questa è la sua carta, come sempre non ci sono né descrizioni né altro, c'è soltanto questa piccola immagine di Rarity, molto molto carina come sempre. Questa è la piccola Rarity ed è molto differente da come me l'ero immaginata. Credevo infatti che il suo colore sarebbe stato un bianco traslucido, tipo un bianco un po' sporco, invece è totalmente trasparente, si vedono soltanto i colori della sua coda e della sua criniera, che sono anche abbastanza carini, devo dire. Tanto, non sono una grandissima fan di Rarity, ma questa trovo che sia veramente adorabile, la aggiungerò molto volentieri alla mia collezione. Ora direi che mettiamo via la nostra piccola Rarity e passiamo con la prossima blind bag. Per 1,50 euro ho trovato queste piccole blind bag dei Littlest Pet Shop. Sono appunto dei piccolissimi animaletti con gli occhioni ginormous. Non li avevo mai visti in edicola. Li ho trovati a 1,50 euro perché erano praticamente in un settore in cui rivendevano vecchie serie a prezzi molto più bassi. Ci sono tantissimi carini design che si possono trovare in queste blind bag. Ora andiamo ad aprirla e vediamo cosa ci è capitato. Come potete vedere, questo è un piccolo bruco e, cioè piccolo per modo di dire, perché guardate rispetto a Rarity sono alti più o meno uguali. È veramente molto molto carino, anche se non è uno degli animaletti che io speravo di trovare. Come potete vedere, ha questi enormi occhi gialli che sono veramente veramente pucciosi con queste adorabili ciglia. Ha la parte dietro che mi ricorda tantissimo il brucaliffo di Alice nel Paese delle Meraviglie, che se non fosse stata per la coda probabilmente l'avrei identificato come un piccolo drago. Comunque sia, è veramente carino, ha la testa bendable, si può girare a 360 gradi, tipo bambina dell'esorcista, ed è carinissimo, guardate che puccioso che è, con queste adorabili zampine, tutto su questo bellissimo azzurro. Questa appunto è la checklist della seconda serie che ci facevano vedere già dalla bustina. Ultima blind bag della giornata, proprio perché siamo vicini ad Halloween, è Filly Witchy. I Filly mi sono veramente piaciuti tantissimo nell'ultimo Blind Bag Day e quindi ho deciso di prenderne un altro di un'altra serie differente. Ho scelto questa perché la bustina mi è piaciuta particolarmente. Come potete vedere, è molto diversa dalle altre che giocavano molto tutti sui colori pastello, sulla pucciosità e robe del genere. Questa invece è tutta nera con i contorni viola e qua sotto ci sono disegnati questi due piccoli pony vestiti da streghette che sono appunto i pony special che potete trovare in questa serie, che si chiamano Abra e Cadabra. Purtroppo non siamo state abbastanza fortunate da trovare né Abra né Cadabra. Abbiamo trovato questo piccolo pony azzurro che adesso vediamo un po' chi è dalla sua carta. Il nome di questo pony è Miranda ed è una guardiana della luce. Miranda ama stare seduta attorno a un falò e cantare canzoni con la sua famiglia. Conosce una canzone per ogni occasione e alcune di esse hanno effetti curativi o possono creare altri generi di magia. La trovo una cosa carinissima e poi mi piace moltissimo che questi pony siano divisi in base, diciamo, alle loro specialità. E ci sono varie famiglie di cuori, sono tutte divise in base alle loro specialità, appunto questa è Miranda, e Abra e Cadabra fanno parte appunto della famiglia speciale. Questa è la nostra piccola Miranda e devo essere sincera, non mi piace tanto quanto l'altro pony che avevo trovato nell'altra blind bag. Gli occhi sono un po' strani, mi inquietano alquanto, non so, sembra cattivissima. Così devo dire che è scolpita veramente molto bene, i colori sono belli come sempre. È vellutata, proprio come tutti i Filly. Ha questa carinissima coroncina sui toni dell'oro metallizzato e qui come sempre possiamo trovare il suo elemento Swarovski.
I pony di questa serie hanno dei bellissimi mantelli che sono gommosi, non sono rigidi come il resto del corpo e come la corona, ma sono un po' gommosini e possono essere un po' posizionati. Sul mantello possiamo vedere delle fiammelle che vanno appunto a rappresentare il suo elemento, che è appunto la luce. Bene ragazzi, questo è tutto quello che ho trovato in questa Blind Bag Day. Mi trovo abbastanza soddisfatta, anche se forse poteva andare un po' meglio. Fatemi sapere se queste blind bag che ho scelto oggi vi sono piaciute, oppure se preferite che ne prenda altre diverse. E vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!